Siamo live con Rita Cucchiara, professoressa dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuta Rita, grazie di aver accettato questo nostro invito. Buongiorno a tutti e grazie, buon pomeriggio e grazie a tutti. Siamo chiacchierando all'interno di un ciclo di incontri che si intitola Vivere con gli algoritmi. Credo che tu, Rita, da molto tempo vivi con gli algoritmi, in un certo senso, immersa in questa parola che per te, per il tuo percorso, ha caratterizzato la tua attività, la caratterizza quotidianamente. Per alcuni questa parola è ancora un qualcosa di non del tutto chiaro, non del tutto un po' misterioso. Mi piacerebbe cominciare questa chiacchierata assieme a te, presentandoti a chi ci ascolta, ma lo vorrei fare in una maniera, se me lo permetti, un po' diversa da quello che di solito viene fatto nei convegni, nelle chiacchierate, ovvero non elencando il tuo curriculum, le tue esperienze di lavoro e di studio, perché comunque verranno fuori all'interno della nostra chiacchierata, ma leggendo, e comincerei da qui, un pezzettino di testo estratto dal tuo libro, con cui secondo me ti presenti e vorrei presentarti in questa maniera al nostro pubblico. Preferisco fare che scrivere, oppure scrivo papers, in inglese. Sono un professore universitario, un ingegnere. Malgrado questi epiteti maschili, sono una donna, amica di donne, mamma e pure moglie. Sono italiana e fiera di esserlo. Sono molto fortunata perché nella mia vita passo tutto il giorno a fare ciò che amo di più, studiare. E ho la fortuna di studiare e fare ricerca lavorando a uno dei temi più affascinanti che io conosca, l'intelligenza artificiale. Io credo che in queste quattro frasi, in queste poche righe, ci sia una splendida presentazione di quello che tu sei, ma soprattutto quello che ci ho visto io, c'è una concentrazione di tematiche importanti davvero notevole, perché c'è l'inglese, che è la lingua con cui oggi ci facciamo capire in tutto il mondo, vicino alla fierezza, diciamo così, di essere italiana. C'è l'orgoglio di essere un ingegnere, dove sottolinei ingegnere senza apostrofo, quindi sottolineando questa diciamo declinazione fortemente maschile, con la gioia di essere donna, di essere mamma, di essere moglie. Ti descrivi come fortunata perché fai il lavoro che più ti piace, che è quello di studiare, in un paese dove talvolta lo studio viene un po' bistrattato, e lo fai. Studi l'intelligenza artificiale, quello che credo sia uno dei temi indiscutibilmente più caldi del momento. Quanto è difficile o quanto è importante per te tenere assieme tutte queste dimensioni in questo preciso momento storico e in questo paese? Allora, intanto grazie per questa presentazione che effettivamente deriva da quello che ho scritto nel mio libro, perché è vero, nel senso che io mi riconosco nel fatto che ho una grande fortuna e ringrazio davvero il Signore di avermi permesso in tutta la vita, almeno fino adesso, di dedicarmi allo studio e da quando ho iniziato le scuole superiori, che amo davvero studiare e amo soprattutto conoscere le cose nuove e, se posso, non solo conoscerle, ma anche trasmetterle, come il mio insegnamento di professore universitario mi permette di farlo, ma anche come ho scritto di fare, ossia di progettare, di fare ricerca, una ricerca sull'intelligenza artificiale lato ingegneristico, e quindi che ci porta a progettare sistemi intelligenti, algoritmi nuovi, realizzazioni che poi nel piccolo, grande periodo di tempo poi vengono anche utilizzate. Effettivamente, tra l'altro, quando ho iniziato a lavorare nella ricerca nell'89, quindi una vita fa, il time to market tra gli studi di ricerca e invece l'uso dell'informatica e dell'algoritmo nella vita quotidiana era molto lungo. Cioè, studiavamo cose che poi sapevamo che magari forse in 10 anni potevano diventare di utilizzo comune. Adesso il mondo è completamente cambiato e quello che facciamo, sappiamo che nel giro di
pochi mesi o un anno, magari diventa un prodotto che ci ritroviamo sul nostro cellulare o nelle nostre case, e quindi anche la spinta nel fare, oltre che nello studiare, diventa maggiore. Per quel che riguarda l'altra parte, cioè il poter conciliare l'essere donna, l'essere mamma, l'essere moglie, l'essere professore, l'essere una persona che lavora in un mondo di uomini, che dire, è una sfida che ho sempre apprezzato molto, e devo dire non è che mi abbia creato enormi problemi. Essere donna nel mondo del lavoro è comunque un problema che di cui si sente parlare, ma poi magari non si fa niente per renderlo concreto. Adesso per me è più facile perché i miei figli sono grandi, quindi ho molto tempo per dedicarmi al lavoro, ma è ovvio che quando magari avevo 30 anni o 28 e lavoravo in un'altra città a 150 km di distanza da casa mia con un figlio di pochi mesi a casa, la cosa non era fantastica, e ce l'ho fatta solo perché avevo i miei genitori, i miei suoceri che mi potevano dare una mano, quindi la famiglia è altrettanto importante quanto tutto il resto. E questo è un gran plus che abbiamo in Italia, per questo dico anche che siamo fortunati ad essere italiani, perché abbiamo un concetto di solidarietà familiare, sociale, amicale, che molto spesso negli altri paesi io non ritrovo. Ho avuto anche un'altra fortuna che qui non c'è scritto, ma quella di viaggiare tantissimo per il mio lavoro. Adesso con la pandemia ovviamente si viaggia solo su internet, però ho conosciuto colleghi e amici cari dalla Cina agli Stati Uniti, ad Israele, all'Europa, all'Africa, e mi sono resa conto che l'Italia è una grandissima civiltà che deve mantenersi e che deve essere anche fiera di quello che sta facendo. Anche del fatto di poter studiare e pensare in italiano, nella nostra città in italiano, e poi parlare in una lingua franca come l'inglese. Io non so voi, però io ho studiato nella mia vita precedente il latino nelle scuole ed ero iper felice di pensare che 2000 anni fa c'era una lingua che era la nostra, che era la lingua universale. Adesso la lingua universale è un'altra, però è poi permeata dai nostri valori, dai nostri concetti, quindi la cosa non mi rende problematica. È difficile parlare l'inglese bene, io non sono capace, e quindi questa è di nuovo una sfida che va mantenuta, perché veramente comprendere una lingua bene, un'altra lingua, per me ad esempio è sempre stato estremamente complicato. Nella chiacchierata di oggi parleremo molte volte di intelligenza artificiale. Diciamo che per i non addetti ai lavori potrebbe apparire come un concetto nuovo, un concetto che sentono da un po' di tempo in maniera un po' più diffusa, un po' più insistente, ormai è entrato nel dibattito pubblico, però tutti coloro che hanno un background scientifico, ingegneristico, informatico, sanno che in realtà di intelligenza artificiale se ne parla da molti, molti anni. Ci sono molte risorse, ci sono molti libri, anche nel tuo libro ad un certo punto cerchi di disegnare, di raccontare un po' qual è stata la storia dell'intelligenza artificiale. Io credo che poi ciascun studioso, ciascun ricercatore ha un po' i suoi momenti salienti, nella storia dell'intelligenza artificiale, cioè dei momenti che identifica come importanti perché in qualche modo hanno dato una svolta e un'accelerata all'ambito. Ci sono anche delle persone, penso ad esempio al matematico Alan Turing, che hanno indiscutibilmente segnato l'inizio di questa disciplina in maniera sicuramente più grezza forse rispetto alla conoscenza che abbiamo noi oggi. Quello che mi interessava sapere da te è per come mai il mondo accademico si occupa di intelligenza artificiale da moltissimi anni, ma solo oggi questo concetto è diventato, come si usa dire, mainstream, è diventato un po' uscito forse dai confini accademici ed è entrato non solo tra i cittadini, ma anche effettivamente nel mondo industriale, delle imprese, delle aziende. Sì, hai ragione sul fatto che innanzitutto l'intelligenza artificiale non è una disciplina nuova. Da quando
negli anni 50 Alan Turing ha scritto il suo famoso scritto su, insomma, sugli uomini e le macchine, sulla capacità di una macchina di poter in qualche modo sostituire o emulare l'uomo nei suoi comportamenti intellettivi. È chiaro che dopo da lì gli studi prima teorici, poi pratici si sono, diciamo, hanno avuto una continuità nel tempo. Ne parlo un po' nel mio libro, anche se la, diciamo, presentazione delle intelligenza artificiale che ho fatto io è molto, molto legata a quello di cui studio, cioè la parte della visione artificiale, una parte dell'intelligenza artificiale che si occupa del riconoscere il mondo a partire dalle immagini. E effettivamente ognuno di noi poi ha alcuni punti fondamentali in cui si ritrova. Certamente, è universalmente riconosciuto che gli studi sull'intelligenza artificiale sono partiti dagli Stati Uniti, si sono poi diffusi moltissimo in Europa, tant'è che è da molti anni che l'Europa e anche l'Italia se ne occupa con seri successi. Però, credo che adesso il cambiamento epocale sia stato nel fatto che le grandi aziende informatiche, prima americane, ora cinesi e comunque di tutto il mondo, hanno iniziato a utilizzare in modo pervasivo soprattutto la parte di intelligenza artificiale che è legata al concetto di apprendimento automatico, di machine learning, cioè di reti neurali, sistemi di calcolo, stiamo parlando quindi niente di fisico, ma stiamo semplicemente parlando di parte di software che però attraverso l'apprendimento da grandissime quantità di dati e con le capacità computazionali dei calcolatori di adesso sono in grado di analizzare enormi quantità di informazioni, prevedere cosa succederà, suggerire, lo sappiamo benissimo se pensiamo quando utilizziamo Google o quando utilizziamo Amazon, quanto queste informazioni sono personalizzate. Perché i sistemi riconoscono diciamo, le nostre preferenze, ma oltre a queste grandi aziende, poi è diventato pervasivo non solo nel mondo del media e del web, ma anche nel mondo della robotica e in tutti i mondi industriali dove si utilizza. Quindi effettivamente l'unica risposta è perché funzionano ora questi algoritmi, cosa che magari 10 anni fa assolutamente non era così, e ve lo posso, diciamo, ve lo posso testimoniare. Io mi sono appuntato due definizioni, che tra l'altro tu citi e riprendi nel tuo libro di intelligenza artificiale. Credo che un passaggio sul significato profondo di intelligenza artificiale sia doveroso in un momento in cui alcuni termini, entrano nel dibattito pubblico, tutti ne parlano, però sono un po' meno le persone che sono coscienti e consapevoli di cosa significhino davvero. C'è una definizione datata 1956 di John McCarthy che definisce l'intelligenza artificiale, secondo me, in virtù del suo scopo, cioè dice che l'intelligenza artificiale significa costruire macchine come se fossero esseri umani. Poi definizioni sull'intelligenza artificiale, successive a questa ce ne sono tantissime. Salto un po' più avanti, vado negli anni 80. Quando l'informatica Elaine Rich definisce l'AI, l'intelligenza artificiale, come lo studio di come far fare al computer cose che per ora gli umani fanno meglio. Poi tu nel libro, e ti chiedo appunto un'opinione su questo, come definizione di intelligenza artificiale utilizzi quella data dall'Unione Europea, dall'Europa, in un documento datato 2018, se non ricordo male. E quindi ti chiedo che cos'è, se ci puoi dire che cos'è l'intelligenza artificiale, nonostante al di là della sua evoluzione che ha avuto negli ultimi 50 anni almeno. E poi io avevo notato una cosa in questa evoluzione delle definizioni, che è sparita la parola uomo, il riferimento all'essere umano. Si è passato forse in qualche modo da una visione uomocentrica dell'intelligenza artificiale a un qualcosa che ha a che fare con l'essere umano, ma l'uomo non c'è più all'interno proprio della definizione. Sì, assolutamente, ed è quasi un paradosso, soprattutto per la comunità europea,
dove la definizione non ha il nome di uomo, però la comunità europea parla moltissimo dell'intelligenza artificiale, appunto, umanocentrica o antropocentrica, ma non antropomorfica, cioè non è più necessario pensare che l'intelligenza sia quella che hanno gli esseri umani e che quello che dobbiamo fare è emulare diciamo, il nostro modo di ragionare. Infatti la definizione di cui parli, quella che è stata data dal 2018 dalla comunità europea, poi ripresa in tutti i documenti della comunità europea, è quella di quella disciplina che si occupa di realizzare dei sistemi capaci fondamentalmente di fare tre cose, cioè di percepire il mondo, di acquisire il mondo. Noi siamo abituati a percepirlo con la visione, con il linguaggio, con l'audio, ma per un sistema artificiale può essere anche da dei sensori di temperatura o da dei sensori di vibrazioni per il terremoto, per intenderci, comportarsi in maniera intelligente. E maniera intelligente è inteso come capacità di apprendere, di ragionare, ma non necessariamente come fa l'uomo, ma in modo anche molto diverso, e poi alla fine di take action, cioè di intraprendere delle azioni che possono essere azioni virtuali, come suggerire appunto un film su Netflix, oppure azioni fisiche come muovere un robot o un'auto autonoma. Ecco, questa definizione però ha una seconda parte che dice, però per sistemi con un certo grado di autonomia. Quindi non si parla di emulare l'essere umano, i sistemi artificiali in molti casi vanno meglio che un essere umano o comunque fanno cose diverse, cioè l'intelligenza che si richiede è un'intelligenza muscolare capace di risolvere in fretta dei compiti, dopo magari se volete faccio qualche esempio che per noi sono un po' più difficili e che non sono neanche proprio nostri, però che sia comunque legata alla volontà di rendere il mondo migliore e di lavorare per l'essere umano. E quindi questa è la seconda parte fondamentale che l'Europa sta portando come proprio, diciamo, come proprio messaggio, anche in contrasto con quello delle altre potenze europee, quello di studiare una tecnologia che però abbia in centro, le esigenze dell'essere umano, il rispetto dei diritti dell'essere umano e in qualche modo sempre un controllo, quindi va bene sistemi autonomi che magari ti permettano in fabbrica di, diciamo, di progettare, realizzare dei sistemi in modo più veloce di quanto possa essere fatto un essere umano, ma sempre con il tasto di reset fatto da noi, insomma, in qualche modo. Una delle aree, diciamo, più promettenti e anche più utilizzate in questo momento all'interno dell'intelligenza artificiale, che di fatto è un'area più che una disciplina unica, nel senso che raggruppa al suo interno, poi ne parleremo fra un attimo, tante possibilità, diciamo, tante sfaccettature. Il machine learning è la parte dell'intelligenza artificiale che più oggi viene utilizzata, ma viene anche studiata dal mondo accademico. Letteralmente lo potremmo tradurre in apprendimento automatico, no? Ed è questa, adesso lo dico in maniera un po' semplificata, questa idea che le macchine non hanno più bisogno di un programma, di un algoritmo così come lo conoscevamo fino a qualche anno fa, che dica loro passo passo in maniera deterministica che cosa devono fare e quindi che output devono restituire, ma alle macchine vengono consegnati dei dati e grazie a questi dati gli algoritmi e i sistemi software sono in grado di apprendere della conoscenza che prima non avevano. Per chi ha studiato, per chi si occupa di informatica, questo è stato un cambio di paradigma molto molto profondo nella programmazione, diciamo, dei sistemi software. Quello che ti chiedo è se dobbiamo aver paura in qualche modo di questi sistemi in grado di apprendere in maniera automatica e soprattutto perché questo paradigma, questa nuova diciamo, modalità con cui interfacciarsi con le macchine si sta rivelando vincente. Allora, diciamo, la definizione che hai dato di machine learning è effettivamente quella che tutti utilizziamo ed è poi l'argomento diciamo, di cui mi occupo da decenni ormai. Cioè l'idea di non definire un algoritmo passo passo in cui io spiego la ricetta di tutto quello che deve essere fatto per ottenere un risultato informatico, ma quello di fare in modo che o i parametri del problema, o i parametri di una funzione matematica, o addirittura tutta la regola di ottimizzazione, o tutta la
conoscenza viene estratto in modo automatico dai dati che vengono forniti. Quindi da una parte sembra che il contributo dell'ingegnere che lo progetta sia minore, ma non è affatto vero, perché il contributo dell'ingegnere che progetta è in due punti: da una parte nella gestione dell'architettura, in questo caso l'architettura neurale, e delle formule di costo di apprendimento, cioè qual è l'obiettivo a cui il sistema deve porre, che viene comunque definito da chi vuole risolvere il problema, e poi i dati che vengono forniti. Ed è per questo che da una parte i sistemi sono diventati potentissimi, ma da un punto di vista anche pericolose, perché la soluzione del problema viene data in base alla quantità e al tipo di dati che vengono presentati al problema. E naturalmente quindi a questo punto si richiede al progettista non solo di essere corretto dal punto di vista matematico, ingegneristico della cosa, ma di essere anche equanime, fair, privo di pregiudizi, privo di errori nel momento in cui fornisce i dati che vengono utilizzati. Faccio un esempio. Di solito si fa sempre esempi con i volti delle donne, degli uomini. Lasciamo stare, io faccio un esempio più ingegneristico. Supponiamo che questi sistemi devono prevedere un possibile guasto in un ponte, in una struttura. Se i dati che vengono forniti sono da un certo punto di vista solo dei dati di ponti che sono corretti e che possono cadere solo nel caso di vento, perché soltanto in caso di vento ci sono state vibrazioni, il sistema imparerà soltanto ad avere questo tipo di warning, di attenzione in giornate ventose, senza pensare che magari ci possono essere altre catastrofi naturali o non naturali dovute a moltissime altre situazioni, ad esempio al traffico. E quindi bisogna che i dati che vengono forniti siano comunque rappresentativi di tutto quello che può accadere. Quindi i sistemi diventano pericolosi per due motivi: o perché vengono progettati male, a questo punto vengono progettati male dal punto di vista dei dati, cioè chi li progetta non considera tutto quello che può essere successo, o per negligenza, perché adesso questo problema sta diventando sempre più forte, dato che esistono molte reti neurali, molti sistemi già preaddestrati, quindi si tende a prendere qualcosa che è stato addestrato in un contesto e poi utilizzarlo in un altro, e quindi chiaramente non funziona, o funziona male, o addirittura a questo punto c'è anche il terzo problema, cioè il vero dolo, in cui lo si usa in modo volontario cercando di mistificare i dati o modificarlo, come capita per esempio nel caso delle fake news di cui tutti noi conosciamo. Quindi esistono pericoli, ma non per questo sono diversi da quelli che c'erano stati prima, semplicemente negli altri sistemi informatici. Se si introduce un errore, chiaramente quei sistemi non funzionano male, ecco. Una delle massime espressioni, forse manifestazioni, dell'apprendimento automatico oggi sono proprio le reti neurali che tu hai già a cui hai già accennato poco fa. Per il momento sono promettenti, poi nell'evoluzione appunto tecnologica vedremo cosa ci riserveranno gli anni futuri. Io notavo una cosa che forse è più linguistica che tecnologica, che tecnica, ed è che le reti neurali, lo dice la parola stessa, fanno riferimento ai neuroni del cervello dell'essere umano. O perlomeno i progettisti di reti neurali, che altro non sono che dei modelli matematici, no, con cui noi andiamo ad addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale, cercano in tutti i modi di simulare il funzionamento del neurone biologico, del neurone dell'essere umano. E io ci vedevo in questo una non una contraddizione, ma una riflessione, mi stimolava una riflessione, che è questa. Utilizzo proprio nell'area dell'intelligenza artificiale, cioè l'apprendimento automatico, che più crea diffidenza per l'uomo, perché ha a che fare con scatole nere, le cosiddette black box, perché non ha il pieno controllo, perché il paradigma di programmazione è cambiato, l'abbiamo appena detto. Il nome delle tecnologie che fanno capo a tutto questo fa riferimento a un qualcosa che è dell'uomo, il cervello. L'essere umano quindi torna nuovamente al centro con le reti neurali, perché ci preoccupiamo molto che queste reti neurali creeranno macchine in grado di dominarci,
ma progettiamo reti neurali sempre più a immagine e somiglianza, o almeno ci proviamo, del cervello dell'essere umano. Come lo vedi questa dicotomia, diciamo? Beh, su questo non sono d'accordissimo per due motivi, perché allora intanto quello che progettiamo sono degli elementi di calcolo molto semplici che inizialmente assomigliavano al neurone biologico, che poi non è necessariamente il neurone umano, ma neurone di tutti gli animali, di tutti gli aspetti biologici. Anzi, molto spesso si studiano dei sistemi molto semplici, come quelli di animali ancora più semplici rispetto ai nostri. Però, e questo è dovuto al fatto che c'è sempre stata una grande curiosità su come erano i modelli computazionali del nostro cervello, che è sempre stata una macchina che funzionava benissimo come esempio, e mentre il calcolatore, secondo il modello di von Neumann che abbiamo da tutti studiato, era fatto in un modo diverso. Quindi c'era la ricerca di trovare un po' una somiglianza. Adesso questi modelli, che devo dire, diciamo, studiamo da 40 anni, da 50 anni o anche di più, perché sono stati studiati in tanti modi, sono essi stessi evoluti. E nella ricerca degli ultimi 3-4 anni non si parla proprio più di neurone, nel senso di neurone biologico. Per esempio, noi utilizziamo moltissimo quelle che sono le reti self-attentive, transformer-based, che hanno già fatto un'evoluzione molto diversa rispetto ai modelli, sto parlando in ambito della visione artificiale, dei receptive field o di sistemi molto simili a quelli della nostra corteccia. Quindi sono d'accordo su quello che hai detto all'inizio, che per ora utilizziamo dei termini vicini al neurone biologico, ma non è detto che sarà così fra 3-4 anni. C'è una grandissima evoluzione nello studio, per me molto affascinante, perché ci dimostra che, diciamo, possiamo estrarre conoscenza dai dati anche in modo diverso rispetto a quello che facciamo noi, che pure è un sistema ad altissime capacità e ad altissima efficienza. Quindi c'è anche un problema di efficienza da studiare. Quindi noi studiamo, per concludere, il cervello umano, il cervello biologico, dal punto di vista del reverse engineering, come un sistema che funziona molto bene Molto e che bene. vogliamo capire come da bravi ingegneri possiamo copiare, ma soprattutto far diverso, perché poi sul mercato andremo con prodotti diversi. Certo. Oggi l'intelligenza artificiale è in grado di fare già molte cose, molte le sta imparando e le imparerà. Abbiamo intelligenze artificiali che sentono, che parlano, che giocano contro esseri umani, che mettono in ordine, tu racconti anche nel tuo libro, che vedono e che guidano, no? Tu ti occupi in particolar modo di visione artificiale. Volevo due parole, da te su questo aspetto. Quali sono oggi i risultati raggiunti dalla visione artificiale? Cioè le cose che oggi l'intelligenza artificiale sa fare molto bene in questo ambito e quali invece, i problemi che ancora si fa fatica a risolvere, sempre dal punto di vista della visione. Allora, adesso senza entrare troppo nel tecnico, però intanto la visione artificiale è un problema inverso rispetto, per esempio, alla computer graphics, che è un problema fantastico, ma che crea mondi e crea immagini, no? È un problema inverso perché noi partiamo da immagini che sono bidimensionali e vogliamo ricostruire e conoscere un mondo che invece sappiamo che è tridimensionale ed è fatto diverso. Quindi il problema è sempre stato studiato molto dal punto di vista geometrico per questi tipi di vincoli. Allora, visto che poi mancano delle informazioni ed è un sistema anche estremamente rumoroso, perché pensate a un concetto di sedia, riconoscere una sedia, ci sono, non è che possiamo dire che la sedia è una cosa che ha quattro gambe e uno schienale, perché esistono sedie che sono fatte completamente diverse, tipo questa che non ha quattro gambe, ma ne ha una soltanto. E quindi a questo punto l'evoluzione molto grande che c'è stata proprio nella visione artificiale è stata grazie alle reti neurali, ai sistemi cosiddetti supervisionati, in cui dando centinaia di migliaia di immagini, di esempi con la corrispondente descrizione, magari con dei tag di quello che l'immagine contiene, uno dei risultati più forti che adesso è diventato prodotto e che si utilizza sono i sistemi per riconoscimento automatico di forme, di oggetti, cioè capace di riconoscere se c'è una persona, se c'è una sedia, se c'è una pianta, se c'è un'auto, non tanto in base all'informazione geometrica, ma quanto, come dicevo, all'apprendimento automatico, perché di volti, di facce, di auto o di piante ne abbiamo viste tantissime. Come facciamo
noi, no? E quindi uno dei, sappiamo benissimo che il riconoscimento del volto funziona bene, così bene che adesso in Europa lo stiamo cercando di limitare o in alcuni casi di mettere a bando, no? Ma anche il riconoscimento di auto, di un pedone da parte di un'auto in movimento, e quindi ci permette di realizzare dei sistemi più sicuri nella guida, non necessariamente autonoma, ma anche per le persone, o di analizzare le immagini via satellite per capire se c'è un disastro idrologico o simile. Quali sono i problemi ancora aperti? Tantissimi, e soprattutto riguardo il movimento, perché nell'ambito del movimento noi stessi lo intuiamo il movimento, ma non lo sappiamo descrivere nel preciso, e quindi in questo mondo noi utilizziamo molti ambiti simulativi, sistemi di simulazioni, ma il tracking di oggetti in ambienti molto di grande confusione, per esempio, non è ancora un problema risolto su cui tutto il mondo ci sta lavorando, anche noi ci stiamo lavorando in Italia, però è un problema decisamente molto difficile. E poi l'ultima cosa, quello di prevedere, quindi di fare quello che si chiama una visione creativa, e quindi poter prevedere, avere delle immagini mentali che ci dicono esattamente cosa succederà fra 10 secondi. Se noi chiudiamo gli occhi sappiamo prevedere un po' quello che ci aspettiamo davanti, tipo che se ci arriva un pugno in faccia sappiamo come in qualche modo cercare di reagire. Fare questo, ma questi discorsi anche di poter immaginare le immagini, quindi i sistemi che noi chiamiamo generativi, è un'altra sfida che secondo me è ancora abbastanza affascinante, e ci sarà ancora da lavorare per un tot di anni su questo. Uscirei un attimo da questi aspetti un po' più tecnici e farei un salto a Milano nel 1989. Condivido un episodio che tu racconti nel libro, che mi ha molto colpito, mi ha fatto sorridere, anche se immagino sia stato spiacevole quella volta. In questa Milano del 1989 c'era una Rita Cucchiara, donna alta, bionda e con i tacchi, che si presenta alla Fiera dell'Elettronica, ma li viene più o meno gentilmente richiesto, e viene dirottata verso l'entrata della Fiera delle Pellicce. E, nel tuo libro ci sono diverse pagine in cui parli e tratti del tema delle donne e affronti le tematiche importanti di questa tematica: il gender gap, la scarsità di donne nei ruoli di potere, la carenza di donne nella scienza. Sono tutte tematiche importanti che tu affronti e verso cui tu prendi delle posizioni, dal mio punto di vista, condivisibili e anche molto nette. Quello che avevo curiosità di chiederti era: quanto ha bisogno di donne l'intelligenza artificiale? Nel senso che tralascerei per un attimo i discorsi appunto sulla parità di genere, sull'esigenza di donne nelle carriere, nelle facoltà scientifiche, nel mondo scientifico, ma mi focalizzerei proprio sull'area di cui tu ti occupi, che è l'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato anche in questi primi minuti dell'importanza di avere dati diciamo sufficientemente rappresentativi del dominio che si sta analizzando, dell'esigenza di non inserire troppi pregiudizi nei dati, dell'esigenza di addestrare bene gli algoritmi di intelligenza artificiale. Ecco, in questo contesto, quanto sono importanti le donne? Qual è il contributo che possono portare? Sì. Allora, è assolutamente un discorso: l'intelligenza artificiale è una scienza, come tutte le scienze avrebbe bisogno di parità, di donne ce ne sono poche. Quindi questo è un postulato anche in Italia, nel nostro laboratorio Cini, dove siamo più di 1100 persone, ho guardato, solo il 19% sono donne, quindi già ce ne abbiamo da lavorare anche in Italia. Per quello che dicevi tu, c'è un problema, ci sono due problemi reali. Uno, che i dati devono essere effettivamente equilibrati, e l'equilibrio si dà quando vengono progettati da persone che hanno una rappresentatività di sesso molto diversa. Potremmo fare degli esempi banali: se diamo soltanto, diciamo che i programmi in TV belli sono soltanto la partita del Milan, oppure diciamo, che ne so, una gara di motocross o poco altro, chiaramente il sistema di Netflix non sarà, o di Sky,
o di qualsiasi altro non sarà equilibrato, no? Però non è tanto questo, io penso che ci sia qualcosa di molto di più. Mi sembra strano, ma in questo momento nel mondo chi parla di etica nell'intelligenza artificiale sono solo donne. Non parlo di me stessa, però in questo momento il capo del gruppo di intelligenza artificiale di IBM che si occupa di intelligenza artificiale è Francesca Rossi, donna, tra l'altro italiana, donna pazzescamente in gamba e che si occupa di questo. In Google le persone che si occupavano di intelligenza artificiale e di etica, che peraltro sono anche stati in alcuni casi, diciamo, allontanate dal potere, erano donne. In Facebook molte delle mie colleghe con cui lavoro e che si occupano di questi aspetti sono donne. Sembra che siano argomenti che, per la nostra natura, che è diversa, per il fatto che siamo stati abituati anche a fare le mamme probabilmente o ad essere figlie, questi argomenti per noi sono più importanti e molto spesso vengono tralasciati da altri che sono più interessati ad aspetti che sembrano più concreti. Ma io vi assicuro che il fatto che di poter avere dei sistemi che siano equilibrati, corretti, trasparenti e che rispecchino i valori umani non è soltanto una teoria, ma è assolutamente una pratica e che lo sarà sempre di più in futuro grazie a quello che l'Europa sta facendo in questo momento. Ed è per questo che c'è bisogno non solo di donne, ma anche di uomini che imparino dalle donne da questo punto di vista. Esatto. Io credo che il tuo libro che hai scritto debba essere letto sicuramente dalle persone appassionate di intelligenza artificiale, di tecnologia, ma anche di arte, perché tutti quelli che amano l'arte come te, perché lo descrivi nel tuo libro, troveranno all'interno di queste pagine molti spunti, molte riflessioni e anche molte analogie tra l'arte e l'intelligenza artificiale. Tu utilizzi l'arte, diverse opere d'arte per spiegare meglio alcuni concetti che affronti all'interno del tuo racconto. Questo mi porta a, diciamo, a concludere che esiste un legame tra arte e intelligenza artificiale, ne parli anche nel tuo libro, e generalizzando mi verrebbe da dire che oggi l'intelligenza artificiale, oltre che della necessità di avere donne al suo interno, che ci lavorano, ha bisogno anche di persone e professionalità non necessariamente tecniche, probabilmente. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale è fatta e costruita da informatici, da ingegneri, da scienziati in senso ampio, ma probabilmente mi verrebbe da dire che ha bisogno anche di artisti, di psicologi, di esperti di letteratura. È vero? È proprio così? Assolutamente sì. Ci credo, cioè non è un modo di dire, ma ci credo moltissimo, perché l'intelligenza artificiale, come anche l'informatica in generale, è, anche se non sembra, una materia estremamente creativa, e per avere creatività bisogna coltivarla come tutte le cose. L'arte ti permette di coltivare la creatività, capire la sensibilità degli altri, capire come si è evoluto il pensiero nel momento che un artista lo rappresenta, che sia con un quadro, con una scultura o con una video art, non importa, e quindi da questo si impara moltissimo. Ed è un peccato che in questo momento chi si occupa di informatica e di intelligenza artificiale abbia una scarsissima cultura artistica, e ve lo dico perché, diciamo, ho lezione anche fra un'ora e tutte le volte io faccio degli esempi di arte e vedo il vuoto attorno a me, perché probabilmente c'è sempre stata una dicotomia: chi si interessava di altre andava a studiare, che ne so, lettere, una materia umanistica, e chi non se ne interessava, una materia matematica e informatica. E quindi io penso che nel futuro noi dovremmo compenetrare moltissimo queste competenze. Prima di tutto permettendo a chi si occupa di studi umanistici di conoscere la tecnologia per utilizzarla, perché è uno strumento utile, ma soprattutto anche per ibridizzare il pensiero di un tecnico attraverso conoscenze artistiche. Mi dispiace molto, e qua do un pochino la colpa alle nostre scuole superiori, in cui le nostre scuole superiori, per la tradizione italica che abbiamo, chi fa il liceo scientifico, chi fa il liceo classico, diciamo, ha sempre fin dall'inizio capito che doveva vivere in due mondi diversi. Io ho avuto la fortuna di aver studiato al liceo classico, dove 21 dei miei 27 colleghi hanno fatto giurisprudenza, ma ce n'erano anche 3 o 4 che sono riusciti ad andare in un'altra direzione.
Spero che ci sia sempre di più la possibilità di far partire fin dai ragazzi giovani, dalle scuole medie e dalle scuole superiori, il concetto che la nostra cultura, la nostra tradizione è assolutamente un mix di competenze che devono essere messe assieme. Il tuo libro si intitola L'intelligenza non è artificiale e io in questo titolo ci ho visto quasi uno strappare lo scettro dell'intelligenza, dire a una macchina, immaginando che tu abbia che tu parli con l'intelligenza artificiale, gli abbia detto ehi, guarda che l'intelligenza non è tua e te la sei in qualche modo tenuta e il tuo libro si chiude con una frase in cui scrivi l'intelligenza artificiale siamo noi. Tu vedi un futuro in cui questo concetto di intelligenza che l'uomo, diciamo, io vedo da un lato ha voglia di dare, di condividere con le macchine, dall'altro ha la paura di perdere. E allora, dal tuo punto di vista, l'intelligenza sarà un qualcosa di da assegnare all'uomo o alle macchine, quindi di esclusiva proprietà di uno dell'altro, oppure un qualcosa da condividere? In altri termini, l'intelligenza artificiale è un qualcosa che c'è o non c'è rispetto all'uomo? Se c'è uno, c'è l'altro e viceversa, oppure vedi un futuro collaborativo in queste due? Guarda, rispetto a queste due? Lo hai assolutamente detto. Io sono sicura del fatto che nel prossimo futuro, ma anche adesso è già così, l'intelligenza artificiale sarà assolutamente in collaborazione con l'intelligenza biologica o l'intelligenza umana. E il fatto che abbia chiamato il libro L'intelligenza non è artificiale era proprio il messaggio per dire che questa non è una magia che è scesa dal cielo, ma è semplicemente l'opera diciamo, dell'ingegno umano e come tale lo è, poi potrà anche vivere da sola, ma potrà vivere in collaborazione con noi. Tant'è che, guarda, faccio sempre un esempio concreto di quello che ha scritto la Comunità Europea nell'ultimo documento del 21 aprile, cioè di adesso, in cui si parla di intelligenza artificiale, di applicazioni ad alto rischio, ma di tutte le applicazioni non ad alto rischio, quelle che utilizziamo già e che utilizzeremo nel prossimo futuro, la cosa che si richiede è la trasparenza, cioè quella di poter capire se di fronte a noi c'è una macchina oppure c'è un essere umano, perché noi dovremmo avere la capacità di rapportarci sia con robot, con sistemi artificiali, con algoritmi. Ti ricordo che in questo momento noi stiamo parlando attraverso una macchina, perché stiamo parlando attraverso un calcolatore che è attaccato a un internet, attaccato alla rete, quindi stiamo già parlando attraverso un sistema informatico frutto della intelligenza o del sapere umano. E quindi per noi dovrà essere naturale, così come è naturale fare un click su un sito oppure lavorare con un sistema digitale. Ma penso che questo lo sarà, e se si evita di creare delle false paure o dei falsi timori, come purtroppo noi esseri umani siamo anche capaci di fare, cioè di costruire e poi di distruggere con dei pregiudizi. Senti Rita, ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata. Intanto ti faccio i complimenti per il libro che hai scritto, perché a me è piaciuto davvero molto, è intenso, è ricco di stimoli, di spunti, non perdi mai ovviamente il rigore scientifico e accademico, ma traspare anche molta passione, molto entusiasmo e anche molto ottimismo nei confronti di un ambito che ha sicuramente dei lati oscuri, dei problemi, delle difficoltà, degli ostacoli, ma sicuramente anche delle enormi potenzialità. C'è una cosa che mi ha colpito nel tuo libro, che è la dedica iniziale, che dice a tutte le nonne, le mamme e le figlie. Io in queste tre, diciamo, figure ho visto, magari sbagliando, te lo chiedo, dato che sei qui, una sorta di augurio, una sorta di freccia orientata al futuro, perché cronologicamente ovviamente vengono prima le nonne, poi le mamme, poi le figlie, quindi c'è uno sguardo al futuro che mi piace molto e che è abbastanza naturale, parlando di intelligenza artificiale, guardare al futuro. Però c'è anche un'ulteriore cosa che mi piace, che al primo posto ci sono le nonne, quindi in qualche modo una generazione di persone che probabilmente sentono molto lontano questo momento storico, questa rivoluzione dal loro vissuto,
ma che probabilmente, dato che tu a loro anche a loro dedichi questo libro, non vanno escluse e in qualche modo potranno beneficiare anch'esse dell'intelligenza artificiale, giusto? Qual è l'augurio perché hai fatto questo augurio? Se ti va di condividerlo con noi e ti chiederei poi di farci una dedica, diciamo, di qual è l'augurio che fai alle persone che ci ascoltano rispetto al futuro che vedi sull'intelligenza artificiale. Beh, allora, anche tu, in questo caso hai detto tutto. Io ho fatto la dedica alle nonne, alle mamme e alle figlie, perché, come ho detto, penso che diciamo, l'unione tra generazioni e la tradizione che noi possiamo portare avanti sia davvero fondamentale. È importantissimo il futuro, i miei figli sono importantissimi per me, ma è importantissimo anche il mio passato, senza del quale non avrei potuto e nessuno di noi avrebbe potuto arrivare dove siamo. Quindi non è una situazione personale, ma è una questione, credo, generazionale. E penso che questo concetto di continuità nel tempo delle conoscenze e delle tradizioni, sia personali sia a livello internazionale e mondiale, sia fondamentale. Quindi, se io devo fare un augurio a chi ci ascolta, è da una parte di mantenere sempre viva la curiosità intellettuale ad ogni età, sia diciamo, perché questa non ha dei legami con semplicemente la nostra età anagrafica, ma di poterlo mantenere sempre, la voglia di conoscere, di capire e di capire veramente il mondo. E la seconda è il fatto di poter progettare qualsiasi sistema che continui nel tempo. Non dobbiamo pensare, sempre di più pensiamo a domattina, noi dobbiamo pensare a qualcosa che possa durare nel tempo, e in questo caso dovremmo pensare al nostro pianeta, alla transizione ecologica che ci porti a mantenere le nostre tradizioni e il nostro mondo anche fra 100 anni. Quindi io spero che nel fra 100 anni l'intelligenza umana e artificiale, quel che saranno in grado di continuare ricordandosi il passato e vedendo sempre bene il futuro. Grazie, grazie Rita. Io credo che con questi due slanci, il conoscere, l'essere curiosi e il progettare, diciamo, cose che durano oltre a noi, anche durano nel tempo, possiamo salutarti, ringraziarti del tempo che hai dedicato a noi e a questa chiacchierata. Io ti auguro un grosso buon lavoro perché c'è molto lavoro ancora da fare e abbiamo bisogno di persone come te che ci guidano verso questa bella rivoluzione. Grazie ancora. Grazie mille, grazie da parte mia, vi ringrazio.